Voglio solo dirgli addio. Per favore. Non possiamo correre il rischio. È troppo pericoloso. Cosa ricordi della conversazione fra tuo padre e Alvarez? Stavano litigando a proposito di un affare da 50 milioni di dollari. Hanno smesso non appena mi hanno visto. E poi Alvarez ha cominciato a minacciarlo. Lo stava minacciando o comprando? Entrambe le cose. Oro o piombo? Oro o plomo? A quale caso stava lavorando, Stone? Il cartello si sta procurando un arsenale militare. Lancia granate, missili anticarro, occhiali per visione notturna. Stone stava cercando i loro fornitori. Con 50 milioni ti compri un cazzo di Abrams. Probabilmente Alvarez era l'intermediario. Nessuna idea su chi possa essere il fornitore? No. Allora probabilmente l'affare è già concluso. Forse no. La ragna ha inondato la città con un mucchio di roba nuova. La ragna? Stanno uscendo da East LA? Esatto, Chica. Distribuiscono per il cartello. Forse Mendoza sta cercando di fare cassa per finanziarsi le armi. Pare che vendano la loro merda ai Rolling Fifties. Se è vero, non ci resta che mettere i bastoni tra le ruote all'intera operazione e mandare tutto a puttane. Se li infastidiamo al punto giusto, potrebbero fare un passo falso. E magari riusciamo anche a trovare quel pendejo che ha messo la bomba. Stai bene, Jess? Per favore, lasciate che gli dica addio. Stone faceva parte dell'LAPD prima di entrare nell'FBI. Aveva molti amici. Voglio esserci. Basta così. Dove mi portate? In un posto sicuro. E starete con me? Avrai protezione. A noi toccherà sollevare un vespaio. Penso di sapere come. Illuminami. Il nemico del mio nemico è mio fratello. Crede che gli sforzi congiunti delle due agenzie possano fare la differenza? Certo. Il presidente vuole fermare a tutti i costi il diffondersi della violenza legata alla droga. Il Messico ha promesso la massima collaborazione. Rebecca Cuellar, LA Times. Crede che questa indagine sarà il preludio di un'incursione militare degli Stati Uniti in Messico? A questo punto non escludiamo nulla. Il presidente mi ha concesso pieni poteri affinché coloro che minacciano il nostro vivere civile siano assicurati alla giustizia. Le armi sono nel baule. Prendete ciò che volete e salite in auto. Bella giornata per una gita, eh? Cariche? Pronti a partire? Bene, in auto. Ehi, dovrei fare più spesso gite fuori porta. Guarda le montagne, mai visti tanti alberi. Il luogo perfetto per una piantagione di marijuana. Il Sequoia National Park. Perché la DEA non ne ha parlato all'FBI? Paura di dividere la gloria. Paura che faceste casino. E il tuo capo non si incazzerà quando manderemo a monte il caso? Non daranno la colpa a noi quando la bruceremo. No, accuseranno la ragna. Almeno questo è il piano. Incendiamo i campi di erba dei Vatoloco e lasciamo indizi che puntino alla ragna. Credi davvero che i Vato se la prenderanno con la ragna? Se qualcuno ti bruciasse un paio di milioni di dollari, non cercheresti di vendicarti in qualche modo? Se la berranno. Rallenta, siamo vicini. Qui, sulla destra. Sicuro di sapere la strada? Senti, ho visto le foto satellitari. Da qui si arriva al primo campo. Ok, pare che si possa entrare di qui.
È qui. Qui? Dovremmo lasciare l'auto e fare l'ultimo pezzo a piedi. Eccoli. I miei informatori non fanno così schifo. Possiamo farcela senza sparare un colpo? Ehi! Ma chi cazzo? Gino, sveglia! Ammazziamo questi bastardi! Dove cazzo sei, McCoy? Cazzo! Tieni giù la testa! Quello era l'ultimo. Che ne facciamo di loro? Li lasciamo qui, non vanno da nessuna parte. È lontano. Sulla cima. Da questa collina dovremo vedere il primo campo. Ci aspetta una bella scampagnata. Sicuro di farcela, Detective. Ehi, Evans, magari dovrei portare... Ma guardate un po' qui. Un cazzo di oceano di erba nel fottuto parco nazionale. Cristo santo. Visto? Una fetta di paradiso. Cazzo, quanta erba. Riusciremo a bruciarla tutta? Ne bruciamo abbastanza da far incazzare quei tizi. Visto quelle tende? Sembra che ci mettano quella già raccolta. Bruciamone un paio e la colonna di fumo si vedrà per chilometri. La vedetta antincendio a Bald Mountain chiamerà i pompieri paracadutisti e la forestale si occuperà del resto. Andiamo! E voi chi cazzo siete? Cinga tua madre! Sparategli! Bloccateli! Tieni giù la testa! Abbassati, abbassati! Mira, cazzo! Davanti! Merda! Questi coglioni cominciano a rompermi il cazzo. Avevi pessime carte, amico. Hai bleffato con il vato sbagliato, eh sì. Sei fottuto, basta! Non è da nessuna parte! Bruciamo quelle tende. Però è roba buona. Guerra, cazzo, non respirarla. Ormai è bollito. Cristo. Lasciamo qualche firma e poi leviamoci dalle palle.
La ragna è stata qui! Torniamo all'auto prima che ci veda qualcuno. Dov'è il secondo campo? Vicino. Lo distruggiamo insieme a tutto ciò che troviamo. Forse hanno un eliscalo. Io ci penserei, fossi in loro. È comodo. Dove diavolo stiamo andando? Al fiume. Non è lontano. Da lì è solo un'altra passeggiatina nel bosco. Che si dice? Ehi, sono Flaco. Come va, amico? Bello, non posso parlare. Vuoi venire a prendere la tua parte? È da un po' che non ti si vede. Sto per finire la roba, amico. Siamo ancora soci o no? Ho detto dopo. Chi era? Stasera è un appuntamento? Perché me lo chiedi, Chica? Offri forse di meglio? Ehi, di là! Eliminate quei bastardi! Eccoli! Vedeteli! Non devono scappare! Andate! Davanti! Giotta! Libero! Scommesso tutto e avete perso. I dadi non perdonano, cabrones. Senza di noi a guardarti le spalle saresti morto stecchito. Credo che quest'anno gli orsi entreranno in letargo in anticipo. Già, filiamocela prima che vadano in fame chimica. Presto! In macchina! Questi tizi non sono sorpresi. Credo abbiano sentito gli spari. Sì, se non sono sordi. Avete sentito? Sappiano che siamo qui. Ci nascondiamo nel bosco. Seguiamo il piano. Eccoli là! Sicuro che siano loro. Chi altri potrebbe guidare in quel modo? Non fermiamoci. Dietro! Eliminateli! Porco cazzo, ce l'hanno con me! Gira, gira, forza! Vieni. Davanti! Ok, non possiamo proseguire con l'auto. Da qui al fiume dobbiamo farcela a piedi. Avete sentito? Ci stanno cercando. Via, via! Via, sotto il ponte! Lo vedete? No. Dovremo camminare fino al letto del fiume. Davanti! Ehi, Giorgio, vieni! Questi figli di puttana creperanno tutti! La sinistra!
Quello era l'ultimo. Un po' da fare. Puta! Davanti! Mira, cazzo! Non lo so, amico. Non risponde? Richiama. Chi sono questi strozzi? Oh, merda. Eccoli che arrivano. Cingata madre. Volete vedere le mie carte? Raddoppiate la puntata, strozzi. No, figli di puttana. Guarda che non devi fare tutto tu, Sulla destra, cavolo. Occhio! Granata! Merda, ma non sai come si usa quell'affare? Sinistra! Merda! Vieni fuori, eccoli che arrivano! Cinghia da madre! Avete scommesso tutto e avete perso! I dadi non perdonano, cabrones! Non fateli scappare! Forza, spara! Guardarti le spalle, saresti morto stecchito. Direi che è fatta. Destra! Non fateli scappare! Mi serve una mano qua giù!
Senza di noi a guardarti le spalle saresti morto stecchito. Non andrai da nessuna parte. Adesso! Abbiamo finito? Mostra la tua mano, cabron! C'è una scommessa in ballo! Vedete qualcun altro? Quella merda. Ci siamo. Bene, lasciamo la firma. Marchialo, dai! Guerra! Dove sei? Puoi parlare? Oh sì, capo. Faccio una gita in campagna con un agente dell'FBI molto carina e un detective dell'LAPD un po' meno carino. Attento a ciò che dice l'FBI, hanno i loro piani. Tu tieni d'occhio quello sbirro. Siamo sotto pressione per la bomba. Un altro buco nell'acqua dell'intelligence e il congresso darà metà dei nostri fondi al bureau. Comunque abbiamo le prove che uno dei nostri ruba la droga che confischiamo per rivenderla agli spacciatori di strada. Qualche idea su chi possa essere? Non ancora, ma ci stiamo lavorando. Non possiamo permetterci un altro scandalo o fallimento, quindi occhi aperti. Di là, davanti! Questi stronzi finiranno tutti sottoterra. Direi che te la cavi da solo. Vedete qualcun altro? Spacchiamo il culo a sti stronzi! Guerra! Davanti! Là! Mira, cazzo! Quelli che non sono scappati sono morti. A
Avete scommesso tutto e avete perso. I dadi non perdonano, caprones.